E questa mattina il presidente della Regione Lombardia, Roberto Maroni, è intervenuto all'Assemblea delle Province del Nord Italia. Sentiamo allora i microfoni della nostra inviata, Ilaria Tettamanti. Una battuta invece sul provvedimento importante contro le slot machine che avete preso ieri, per piacere. Approvato all'unanimità, è una bella soddisfazione, un'iniziativa della Regione Lombardia che anticipa tutti, le altre regioni e il governo, è una misura importante, utile, perché pone un freno a quello che in alcune realtà, come la provincia di Pavia, è un fenomeno che rovina le famiglie. Quasi l'8% del PIL della provincia di Pavia sono famiglie rovinate, quindi noi abbiamo preso un provvedimento che va nella direzione giusta. Non siamo contro queste forme di passatempo, diciamo così, ma devono essere regolate con delle norme come quelle che abbiamo preso, che aiutano chi vuole farlo a farlo bene, nel modo giusto. Però manca ancora una normativa a livello nazionale. Noi siamo in Regione Lombardia, se la Regione Lombardia, quando la Regione Lombardia sarà una nazione, avremo risolto il problema. La legge Bossi-Fini è ancora al centro. Siamo lontani da questo, perché voi sapete che nei prossimi giorni ci saranno due appuntamenti importanti di cui i giornali non hanno parlato naturalmente. Domani a Stoccarda assumo la presidenza dei quattro motori d'Europa. Lombardia, Baden-Württemberg, Catalogna e Rhône-Alp sono le quattro regioni motori dell'economia europea, e questa presidenza, che dura un anno, è importante perché mi servirà per andare nella direzione che io voglio seguire, cioè l'Europa delle regioni. E poi venerdì a Grenoble la presenza di 7 paesi europei e 39 regioni per la firma del patto, dell'accordo sulla Euroregione Padano-Alpina, la macroregione nostra che si estende ad altre. Quindi due appuntamenti molto importanti che guardano al futuro. Presidente, scrivete il Consiglio qualcosa di questo, mi raccomando. Può anticipare qualche linea programmatica, per esempio, della come motore d'Europa? Sì, ci sono tanti appuntamenti, dura un anno intero, quindi ci saranno tante cose interessanti che faremo. Il Consiglio dei Ministri settimana scorsa ha detto che rimetterà mano sulla Bossi-Fini, vuole mettere mano sulla legge. Tanti auguri. Però la vogliono toccare. Va bene, ci cosa provino. Farà la Lega? Ci provino. Cosa farà la Lega? Ci provino. Presidente, è soddisfatto che non toccherà la sanità? Ma è tutto da vedere, perché il testo non c'è, e prima di esprimere commenti definitivi voglio vedere il testo. Se fosse così, è buona cosa che non sia toccata la sanità, però mi dicono che ci saranno comunque tagli alle regioni da altre parti, e quindi si concede di qua e si taglia di là. Non è che siamo soddisfatti, primo. Secondo, il taglio del costo del lavoro è ridicolo, parliamo di 10 euro che sono ampiamente cancellati dall'aumento dell'IVA. E poi è stato calcolato che questa nuova tassa locale è maggiore dell'IMU pagata nel 2013, quindi oltre al danno anche la beffa. Ha ragione Squinzi, non c'è stato coraggio, ma io dico che c'è stata anche una beffa oltre che al mancato coraggio. Alla fine dei conti i cittadini pagheranno di più. Presidente, questo governo come lo vede? Questo governo della Regione Lombardia molto bene, della provincia di Milano anche. No, è quello invece italiano che forse in questo momento. Perché? È un governo debole, che è una nave senza guida, in balia delle onde. No? Quindi se la corrente va nella direzione giusta, cioè se l'economia mondiale riprende, se tutto va bene, andremo bene. Se invece va male ci schianteremo sugli scogli. Quando c'è una barca, una nave così, ci vuole qualcuno ai comandi che sappia in che direzione andare. Le misure prese ieri mancano di coraggio e non danno quella spinta che serviva. Si poteva fare, sì. Dire che si finanzia la ripresa con la vendita degli immobili è una pia illusione. Il governo italiano ci ha provato negli ultimi 15 anni, non è mai riuscito. Ecco, è una presa in giro. Purtroppo è così. Quindi un governo debole, il governo delle larghe intese, a differenza che in Germania, dove le larghe intese hanno rafforzato l'esecutivo, qui lo indeboliscono. Perché l'Italia è fatta così, non sopporta due partiti diversi che stanno al governo insieme. È il compromesso continuo e quindi niente di buono. La riforma delle province, qui si dice basta bugie, diciamo la verità. Sì, infatti sui costi delle province, che non sono un costo aggiuntivo, eliminare le province aumenta i costi.
questo è il punto di partenza, o punto di arrivo dell'analisi. Abolire le province aumenta i costi, primo, per la collettività. Secondo, rende impossibile il governo in Regione Lombardia, perché i 1400 comuni, piccoli comuni, non possono avere come unico referente il governo della Lombardia. C'è bisogno di un livello intermedio. Terzo punto, noi siamo in grado come regioni di stabilire, di decidere e di organizzare noi il livello intermedio, quindi lo Stato non deve, il governo non deve abolire le province, punto, deve delegare alle regioni il compito di organizzare il livello intermedio, semplificando, sburocratizzando, lasciando i costi a carico delle regioni, quindi ognuno si organizza come vuole, sapendo che poi paga lui, e soprattutto non deve passare quel obbrobrio di disegno di legge noto come Del Rio sulle aree metropolitane. Su quello faremo la guerra. Presidente, l'ultima domanda, la Bossi-Fini, l'ultimissima. Cosa farete per fronteggiare chi vuole cambiarla? Faremo quello che i regolamenti parlamentari e non solo ci consentono. Sabato abbiamo fatto una manifestazione a Torino che è stato l'avvio dell'azione di contrasto a questi tentativi. E partendo dal presupposto che la Bossi-Fini aiuta, non è causa di quello che succede, e quindi va mantenuta assolutamente. Il gruppo PDL in regione pare un po' diviso, temo che questo possa rallentare i lavori. Non c'è nessun problema in regione, sono gli scossoni che derivano da quello che sta succedendo nel PDL a livello nazionale, ma io parlo con tutti, non ho nessunissimo timore su quello che succede in regione, anzi ne usciremo rafforzati qua. La Lombardia sarà un esperimento anche da questo punto di vista. Sono tutte sciocchezze. Allora, per mettere il cuore in pace a tutti, diciamo che non succede nulla almeno fino al primo anno. Primo anno, alla fine del primo anno di mandato, farò una verifica sull'azione di governo, come faccio sempre, per vedere le cose fatte, le cose non fatte, quindi fino a marzo dell'anno prossimo. Qualunque cosa succeda dentro il PDL, non c'è nessuna possibilità che la squadra venga cambiata, assolutamente. Per esempio, si è bloccato però l'iter sull'Aler perché ci non sono si dei è problemi. Bloccato, no, non ci sono problemi, ci sono opinioni diverse. Lunedì faremo una riunione, ho programmato una riunione per sciogliere il nodo Aler, così si fa. Quando c'è una criticità, un problema, si fa la riunione e si risolvono i problemi. Quindi. Una riunione di maggioranza? Sì, certo. Lunedì è prevista una riunione di maggioranza, all'ordine del giorno Aler, e quindi troveremo la soluzione condivisa dalla maggioranza. Quindi, cioè, al di là del fatto che lei dice non ci saranno rimpasti, non sono proprio arrivate neanche richieste in questo senso? No, nessuna richiesta di rimpasto è arrivata. Quindi, poi c'è qualcuno magari che immagina e parla con voi, ma a me non è arrivata alcuna richiesta di rimpasto, e se arrivasse sarebbe respinta al mittente, punto. Grazie.